20:06, arrivo al Palasport di Villa d'Ose. Quest'oggi non siamo partiti da casa, ma direttamente dalla palestra, perché Fabio ha detto non più le riprese alla partenza. Meglio, finalmente. Da cosa deriva questa decisione? Dalla concentrazione che ti serve per i primi in classifica? Sì, oggi è partita importante, non mi posso far distrarre dal cameraman. Che freddo che fa comunque. Però che non si gioca a calcio. Per fortuna, lo sapevo che lo diceva. Allora eccoci nell'intervista prepartita, l'intervista più importante di questa stagione, perché oggi arrivano i primi della classe. Non è facile, tra l'altro avrai contro il capocannoniere Sambo. Come arrivi a questa sfida e quali sono le tue vibes? Quanto è difficile oggi? Sicuramente è difficile, però sono queste le partite belle, quelle difficili. Dobbiamo giocare bene prima di tutto, come abbiamo già fatto, proviamo a vincere. Oggi è la partita in cui capire se il ragazzino Rovigo è diventato veramente uomo. Sono io il ragazzino Rovigo? No, è il ragazzino nel senso metaforicamente il Rovigo. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E infatti non gioco, Fabio sì, però. Più che altro nelle ultime 2 settimane non mi sono allenato, ho un problema alla spalla e secondo me nel campo da futsal potrei anche sentirlo un po' di più andando a terra, e quindi per me è una cosa che va trattata anche con molta precauzione, perché è facile avere delle ricadute, perché mi è già successo. 12 gol per te fino ad ora. Oggi ci aspettiamo qualcosina in più da Fabio. Oggi ancora più delle altre partite l'obiettivo è quello di squadra, quindi vincere è la cosa più importante. Poi, come dico sempre, se arriva il gol meglio, però dobbiamo pensare a vincere e fare il massimo per la squadra, ognuno dando il suo contributo. Tra l'altro ricordiamolo, qualora il Rovigo vincesse quest'oggi riuscirebbe a ottenere il controsorpasso sullo Yes Rock Valley, che è attualmente 2 punti avanti. Quali sono le tue sensazioni? Cioè, proprio secco, secondo te oggi vincete, perdete, pareggiate? Vinciamo. Adesso andiamo a leggere le domande che sono arrivate questa settimana per te, Fabietto. Allora andiamo con la prima domanda da parte di Fede10, che ti chiede: pensi di riuscire a portare il Rovigo in C2? PS, continua così, sei fortissimo. Quindi domanda fondamentale in ottica di questa partita. Io darò il massimo, ovviamente non dipende solo da me, perché è un gioco di squadra e non gioco da solo. Però molto passa anche per i piedi del numero 9. Però a fare il massimo ci tengo al fatto di arrivare primi, si può fare. Seconda domanda da parte di Magic, che ti chiede: anche io gioco a calcio a 5 in una categoria più alta rispetto alla tua, ma secondo te è più importante la tecnica individuale oppure gli schemi di squadra? Sicuramente la tecnica è importantissima per giocare a questo sport, però è comunque uno sport di squadra, la tattica è fondamentale, quindi per quanto la tecnica faccia la differenza, alla fine è la tattica. Sei d'accordo, Fre? Sì, penso che alla fine un giocatore forte lo si veda dalla testa, da come sappia usare poi la tecnica che ha. Se sai giocare bene, se sai muoverti bene, vuol dire che anche la testa giusta per arrivare in alto per me batte la tecnica. Terza domanda da parte di Kevin Mancini 7287, che ti chiede: ha riproposto la stessa domanda di settimana scorsa, tra l'altro, ma i numeri di maglia li scegliete voi? Grazie, siete i migliori. Ti ringraziamo noi a te, Kevin. Vai, Fabio. Sì, li abbiamo scelti noi. Io avrei potuto scegliere tra 9 e 11 e alla fine ho scelto la 9, niente più 11, mi andava di cambiare numero. Sì, erano comunque una scelta che andava dall'1 al 20, quindi parzialmente vincolata, però io avevo scelto la 19, alla fine ho avuto la 18, ci siamo andati vicino, quindi sono comunque soddisfatto. Slim Shadow 442 invece ti domanda: pensi che arriveremo a giocare in Serie A di futsal? Se arriveremo in Serie A con il Rovigo, sì. Fabio mi disse una volta una cosa molto importante: io andrò dove va il dirigente Mattia Scolozzi. Un messaggio per lui: dove va Mattia, Fabio lo seguirà ovunque. Yoma Quaresma ripropone un'altra domanda. Fabio, da quando sei noto YouTube, diciamo nell'ultimo anno a questa parte, con quante ragazze sei stato perché sei famoso, e quante sei semplicemente Fabio? No dai, ma perché devi fare queste domande? Non voglio il cringe. Quindi Fabio non risponde perché non vuole il cringe. Mi dispiace, Yoma Quaresma, ritenta, la prossima volta sarei più fortunato. Comunque, come taglio di capelli invece ti ha detto di fare qualcosa di distintivo, un po' più che ti possa contraddistinguere, senza esagerare troppo e non uscire dal personaggio che tutti conosciamo, ovvero quello di Fabio. Concretamente ha consigliato qualche taglio o no? Ha detto no, perché non ha l'autorità per poterlo fare, quindi devi arrangiarti da solo. Ultima domanda adesso per Fre, da parte di Ste7349, che ti chiede: Francesco, ti ha dato una mano l'esperienza in Got League, dove hai fatto molto bene per il campionato di futsal? Sì, sicuramente. Potrebbe essere stato anche un po' il contrario, cioè che l'esperienza in Rovigo mi ha fatto bene per andare in Got. Però la Got League per me è una competizione bellissima, sono contentissimo di averne fatto parte. Ringrazio Ragnar e anche Fabio, comunque mi hanno dato l'opportunità di averne fatto parte. C'è tutta una storia dietro per cui io sono finito a giocare con i Pegasus, però veramente sono stato contentissimo anche per poi come è stata l'avventura, e adesso ci sono però altre partite da vincere. Esatto ragazzi, Francesco Di Mauro è il fidanzato di Alessia Lanza, lo possiamo dire? No, non ancora. E allora ragazzi, eccoci all'interno del Palasport di Villa d'Ose per raccontarvi quello che sarà il 9° appuntamento del campionato di Serie D di futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi è il momento della verità, è il momento in cui si decide forse una stagione. Arriva lo Yes Rock Valley, che sfiderà oggi i ragazzi di mister Mauro Gonzato. La partita più difficile della stagione, 24 punti per gli ospiti, 22 invece per i padroni di casa. Match in cui Fabio e compagni per la prima volta in questa stagione non partono da favoriti, e questa è una notizia per i ragazzi di Fasiolo Martenti Ozzo. 52 le reti fatte in questa stagione fino ad ora,
miglior attacco del campionato, 12 le reti incassate uguali a quelle del Rovigo. Miglior difesa per entrambe le squadre, 41 invece i gol fatti per il Rovigo, 11 in meno rispetto allo Yesford. Quindi attenzione agli avversari che sono veramente una spina nel fianco lì davanti, soprattutto con loro pivot. Infatti andiamo a vedere ora la classifica capocannonieri. Per il Rovigo troviamo Fabio Di Mauro con le sue 12 marcature in questa stagione, dalla parte opposta invece c'è Marco Sambo, capocannoniere di questa stagione, almeno fino ad ora 20 gol, sta monopolizzando la classifica capocannonieri. Vediamo se riuscirà a trovare la rete anche questa sera, speriamo per il Rovigo di no. Andiamo ad assistere a questo match, piazziamo tutte le cam e proviamo a raccontarvelo nella maniera migliore possibile, anche col supporto di tutti i tifosi che verranno stasera al Palasport di Villadose. E allora eccoci finalmente collegati assieme per assistere e raccontarvi il nono appuntamento del campionato di Serie D di Futsal, al girone D del Veneto. Quest'oggi al Palasport di Villadose va in scena la partita dell'anno, Rovigo Yesworth Valley. I ragazzi di Mister Gonzato alla ricerca di capire veramente chi sono e se possono conquistare la vetta della classifica. Dall'altra parte invece i giocatori di Martin Fasiolo Tiozzo possono ritenersi sicuramente soddisfatti delle 8 vittorie consecutive, pare proprio non conoscano altro risultato se non la vittoria, come abbiamo visto anche dalla classifica poco fa. 2 i punti che separano i padroni di casa dagli ospiti. Ma adesso andiamo a vedere le formazioni che scenderanno in campo. Partiamo dal Rovigo che schiera Pasello in porta, difeso da Morello, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Mariotto e come pivot Garofalo. Dalla parte opposta per lo Yesworth troviamo Bullo in porta, ultimo Renier, laterale destro Perini, a sinistra Alessandro Sambo e come pivot Marco Sambo, il capocannoniere di questo campionato che si accinge a scaricare la sfera all'indietro per dare il via alla nona giornata che parte ora. Ricordiamo il numero 7 dello Yesworth, ha trovato anche la rete nell'ultimo match contro la Juvenilia, ha finito per 6-4 proprio in favore dei ragazzi di Mister Tiozzo. Riparte Perini che si prende un rischio, se ne prende un altro, rinviene Mariotto che riconquista con l'assistenza di Fabio Di Mauro che va a pescare Garofalo tra le linee, che torna dal 9 a spazio, pensa anche alla conclusione che prova, palo incredibile. Dopo 1 minuto e 30 arriva il primo squillo targato FDM, rivediamo dal replay, prende la parte esterna del palo, hanno cercato di fermarlo con le cattive, non ci sono riusciti e per poco non trova subito il gol a partita appena iniziata. E adesso comunque un buon incipit a livello di coraggio per il Rovigo, che va sempre dal numero 9 che sfida tutti, va sul destro, la sua conclusione però non infastidisce particolarmente Bullo che arpiona la sfera. Ezze, le classiche solate, andare sul destro, esterno della rete, Bullo osserva la sfera perdersi senza pericoli, proprio il 20 va lunghissimo da Sambo che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Ha corso qualche pericolo qui però il Rovigo che ne può correre un altro con Renier, ma la sua conclusione viene sporcata da Fabio Di Mauro. Morello cerca la verticale che non arriva, poi Di Mauro ringhia sulle caviglie di Renier, poi su Perini, si va a riprendere il possesso, dunque Garofalo che va proprio dal 9, che cerca lo spazio per il sinistro, lo fa partire, Bullo in due tempi, si riappropria della sfera e fa ora ripartire lo Yesork, direzione Sambo, attenzione qui, un'ingenuità forse anche da parte di Fabio che ha lasciato sfilare troppo la sfera. Rivediamo quello che è accaduto dal replay, forse pensavo uscisse Pise, in ogni caso il numero 1 del Rovigo compie un vero e proprio miracolo, aveva spizzato con la schiena il capocannoniere del campionato di Serie D di Futsal. Ma seguiamo ancora lo Yesworth con Perini che la mette al centro, Fabio prima di tutti fa ripartire in 2 contro 2, in buca dentro Garofalo, la palla è troppo lunga, Bullo riprende il possesso e allora Morello va in direzione secondo palo, la palla è deviata, ci arriva dunque Fabio Di Mauro che vuole lo spazio per il destro, serve Morello dentro Mariotto, bellissima la trama di gioco a 3 da parte del Rovigo che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta con Mariotto, è ancora l'otto, per poco non trova la rete che porta avanti i suoi. C'è da dire che comunque sono partiti molto bene i viola in questo avvio di primo tempo, ma seguiamo il filtrante di Renier, direzione Marangon, il capitano che duella con Fabio che capisce tutto e si va a riprendere il possesso e lo gestisce con l'ordinaria amministrazione di Ayrton Mariotto. Marchesan dentro per Andrea Marangon che alza questo pallone sporcato da Mariotto, poi arriva il 14 a dare una mano al 3, ma arriva anche Fabio che sguscia via, sprinta e da gas e si porta a casa anche un calcio di punizione da una mattonella interessante. Buono il guizzo qui da parte del numero 9 del Rovigo, invece il giocatore dello Yesworth con la 3 è uscito troppo piatto, un fallo fatto principalmente per limitare i danni al fine di prevenire eventuali azioni pericolose. Vedesi dopo 90 secondi quello che è riuscito a fare il folletto con la 9 che però non l'ha ancora sbloccata, c'è riuscito a farlo 7 volte su 8 in questo campionato, vediamo se oggi riuscirà nell'ottava. Intanto un rischio ad Ezechiel Morello su Sambo che poi si va a riprendere la sfera, Morello palla di poco a lato, buono il guizzo qui da parte del 14, ma Bullo non perde tempo e va subito a innescare Sambo. Pise si fa trovare pronto e fa il difensore aggiunto quando c'è bisogno di lui. Mariotto, Ezechiel Morello, c'è Fabio davanti a lui, lo va a servire su all'interno di Fabio che poi cerca lo spazio per il sinistro, murato da Marchesan, poi Mariotto a lato. Adesso bellissima la partita in questo frangente, dialogo tutto tecnico tra Ez e Fabio, Mariotto, Garofalo, ruleta su se stesso, poi in buca per Mariotto che va al centro, Bullo
previene i pericoli e l'assistenza per Fabio Di Maura deposita in calcio d'angolo. Ora è il 16 in conduzione, Garofalo si va a riprendere la sfera, poi Fabio finisce a terra, cerca di mantenere il possesso e ce la fa perché il numero 16 Penso tocca per ultimo e sarà rimessa per il Lorovigo. Su Aladi Mariotto poi gioca la sfera direzione secondo palo ma non trova nessuno dei suoi, trova invece Andrea Marangon con la 3 che fa ripartire Luca Penso e arriva il vantaggio da parte dello Yeswork grazie al suo numero 16 al minuto numero 15 col suo terzo centro in questa stagione. Una ripartenza letale per la squadra di mister Marten Tiozzo, troppo scoperta quella però di Gonzato che si sta spingendo troppo in avanti, forse non perfetto né Fabio né Pise, uno prende gol sotto le gambe, l'altro invece forse doveva stare un metro più indietro. Adesso vedremo come reagirà la squadra di casa che appunto non è mai stata sotto nel punteggio, ma seguiamo Bullo che va da Penso e ancora Pise, adesso ha rischiato un 1-2 micidiale la squadra di mister Gonzato che rimane a galla grazie allo splendido intervento di Pise, ancora Marangone e poi si infrange come meglio può la retroguardia del Lorovigo. Solito gioco con la caviglia del Pocio che poi va da Fabio che torna dal 14, Marchesan scorta l'uscita del pallone troppo lungo da parte di Fabio, Luato suolata e poi torna all'indietro grazie all'aiuto di Sherwood che imbuca dentro Fabio, il tacco, palo, la palla ancora di Valuato, fuori, incredibile l'azione del Rovigo ora, un colpo di tacco bellissimo come il passaggio da parte di Sherwood, vediamo tacco destro, portiere battuto, palo e poi Luato da lì, poteva fare ben poco, ha provato la conclusione alquanto ambiziosa, rivediamo qui comunque il colpo da biliardo, ha cercato di replicare quanto visto contro il San Precario, non c'è riuscito in questo caso, prova Marangono a sbloccare il risultato e Penso ancora col tacco scatenato il giocatore con la 16. Morello si sforza per tenere vivo questo pallone, ce la fa anche con l'assistenza di Pasello, poi sbaglia il passaggio, capisce tutto Zennaro, ancora Morello, il destro si infrange su Andrea Marangon, poi tanta confusione, il 14 cerca di recuperare la sfera e ce la fa sempre con l'aiuto di Alino Loato che va a servire ancora Ezechiel Morello, cerca il pallone sotto le gambe, non ce la fa, Loato, Morello ancora la conclusione, sta andando di sfondamento ora il Rovigo, Morello, la palla ancora viva, Bullo, poi Sherwood e ancora Bullo, la tiene lì e prova ora a far ripartire i suoi con l'inserimento per l'altro di Sambo, Alessandro, ma non riesce a propiziare il giocatore con la 11. Mariotto riceve da Sherwood, poi cerca una soluzione, la trova all'indietro in Loato che verticalizza per Fabio col sinistro, Bullo e poi Alessandro Sambo, deposita in calcio d'angolo, Sherwood va dal 4 che torna dal 7, direzione primo palo, para sempre il 20 che fa ripartire in contropiede ora Zennaro, attenzione Zennaro, il tiro con la punta dello scarpino destro, nonostante l'imprevedibilità di esso, riesce a parare Pasello, intanto buono il guizzo di Sherwood, ma la palla è uscita, dunque fallo laterale, ancora Eymen Sherwood, cerca una soluzione, Fabio gira dietro a Zennaro, poi viene davanti, prende posizione, si porta a casa anche un calcio di punizione importante, quando siamo al minuto numero 26, Bullo cerca e trova una soluzione in profondità che porta il nome di Marco Sambo ma non riesce a controllare la sfera, dunque se ne esce Fabio con la collaborazione di Cerrudo, poi cercano e trovano il terzo uomo in Mariotto, dunque Loato che torna sempre dal giocatore con la 8, buona la verticale per Fabio, ottimo il lavoro per Loato, il suo sinistro, ma attenzione viva Fabio cerca ora di servire per Cerrudo, para una volta Bullo ma ancora buona Cerrudo, il destro alto, altissimo. Ci ha provato Eymen Sherwood, adesso sta premendo sull'acceleratore il Lorovigo. Ancora Eymen Sherwood che va da Fabio, buona la palla per Loato, la porta è vuota, alta, incredibile errore da parte di Alino Loato che non riesce a centrare lo specchio della porta. Mariotto va da Fabio Di Maura, le finte di direzione, cerca lo spazio per il sinistro, Fabio Di Maura, palo! E ora è davvero una macumba incredibile per il Lorovigo che non riesce a trovare la rete nonostante gli sforzi che sta compiendo fino ad ora. Vediamo ottima la giocata di Fabio che riesce a ritagliarsi lo spazio per andare sul sinistro. Poi il palo, per poco non arriva anche Eymen Sherwood che si dispera, mani sul volto per lui perché per poco non stava arrivando all'appuntamento con il suo ottavo centro in questa stagione. Ma ancora Fabio Di Maura che insiste con la collaborazione di Sherwood, dunque Loato, ma recupera ancora una volta lo Yeswork, ma Fabio su Alessandro Sambo ringhia e si va a riprendere la sfera, riparte ancora il 9 che va da Sherwood, c'è Fabio solo al centro, Sherwood a metà tra un tiro in cross, poi gioca all'indietro Loato, Reynier glorioso il suo intervento, deposita in calcio d'angolo, proprio Sher gioca al centro, il 10 è ben appostato sul primo palo, poi Perini scaraventa la sfera addosso a Fabio, Bullo riconquista, butta l'occhio in avanti e va a servire Sambo, buca l'intervento Loato, il 7 per il 6 e arriva il doppio vantaggio dello Yeswork al 31esimo, al primo minuto di recupero dei due concessi dal direttore di gara e grazie al sesto centro in questa stagione da parte di Perini, adesso è una montagna da scalare perché mancava pochissimo l'intervallo, peccato non essere andati
al riposo con il pareggio, quantomeno con l'1-0. Questa è una ripartenza letale, si sono esposti troppo lì davanti e così i ragazzi di Martin Fasiolo Tiozzo sono riusciti a punire ripartenza. L'hanno fatto una volta e l'hanno fatto benissimo anche la seconda, ma adesso attenzione alla terza perché c'è Sambo Pasello. Che parata! E questo è un intervento fondamentale perché andare sotto di 3 reti sarebbe stato veramente pesantissimo a livello psicologico. Marchesan in fallo laterale, riparte Mariotto con l'assistenza di Morello per le ultime speranze in questi primi 30. Sempre il possesso dell'otto che larga il gioco per Fabio Di Mauro che sfida Perini, si sposta la palla sul sinistro, Bullo para e poi attenzione ancora Perini pressato da Fabio che lo costringe praticamente a depositare il pallone in fallo laterale. Ezechiel Morello, verticale Mariotto che gioca la sfera all'indietro per Fabio, deve inventare il giocatore con la 9, tutti gli spazi però sono intasati, allora torna all'indietro e vada Ezechiel Morello che verticalizza per Fabio che si gira Perini vis-à-vis con Bullo. Fabio, alta, bellissima la giocata sempre da parte del 2002 del Rovigo che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta e si conclude così il primo tempo 2-0 in favore dello Yes Work Valley, una ripresa in cui i ragazzi di Mister Gonzato dovranno resettare per riagguantare una partita che ora apparentemente è persa. E allora eccoci al termine della prima frazione di gioco, il punteggio dice 2-0 per gli ospiti, la partita più bella di questa stagione mi verrebbe da dire, un Rovigo che ha spinto tantissimo sull'acceleratore, ha sciupato una mole di occasioni che non ho mai visto in nessun'altra partita neanche andandola a sommare, però purtroppo il punteggio è in favore degli ospiti che sono riusciti a capitalizzare al meglio quanto prodotto, poche azioni, non hanno impensierito tanto Pise quest'oggi, però le volte in cui si sono presentati là davanti hanno fatto veramente tanto tanto male, un Rovigo che forse l'unica colpa che ha è quella di essersi spinto troppo in avanti e voler cercare disperatamente la rete del pareggio con tutta una partita da giocare, così lo Yes Work poi ci ha inzuppato il pane, si è chiuso bene, ha salvato tutto quello che poteva salvare, davvero stanno reggendo benissimo gli avversari, però comunque i 3 punti e la vittoria attualmente vanno alla squadra di Martin Tiozzo che sta tenendo botta e si è chiusa e sta facendo una signor partita, c'è da dire, sotto il piano del gioco si stanno confermando una grande squadra molto organizzata, però è un Rovigo davvero che sta facendo un partitone, la sua miglior partita della stagione, questo lo possiamo dire con sicurezza. Adesso andiamo a vedere quale sarà l'esito finale attraverso i 30 minuti di questa seconda frazione di gioco, andiamo a vederlo assieme. Dunque eccoci di nuovo assieme per seguire il secondo tempo di Rovigo Yes Work Valley, una partita in cui i padroni di casa sono riusciti a creare tantissimo ma non a capitalizzare quanto hanno prodotto. Dall'altra parte uno Yes Work che si è difeso e ha colpito in ripartenza e si parte con lo scarico all'indietro di Raffaele Garofalo a sancire i secondi 30 minuti di gioco. Ezechiel Morello, forse il passaggio capisce tutto, Perini che anticipa Mariotto, ancora Perini, Pasello si comporta molto bene in uscita. Ezechiel Morello, Ayman Sherwood cerca e trova la verticale direzione Garofalo che fa partire il destro. Ben appostato Bullo che devia in calcio d'angolo. Mariotto riceve da Sher, poi va dalla parte opposta direzione Ezechiel Morello che restituisce al mittente. Uno sguardo in avanti, allora Lotto si appoggia a Garofalo che fa la sponda per Sherwood, para Bullo, attenzione ancora a Sherwood! Ayman Sherwood, CR7, è lui che ci pensa a dimezzare le distanze e riportare il Rovigo in vita con il suo 8° centro in questa stagione. Un gol di vitale importanza da parte dell'uomo più in forma dei padroni di casa. Rivediamo quello che è accaduto, bellissima la palla di Mariotto per Garofalo, lavorata alla perfezione, ottima anche la risposta del numero 20 dello Yes Work Valley che può sì far qualcosa sul primo tentativo del numero 7 avversario ma non sul secondo. Rivediamo il bolide da una posizione defilatissima, per poco non ci arriva Perini che ci mette la testa e per poco non impedisce appunto il gol dell'ipotetico 1-2, ma ora il Rovigo è in vita e c'è tutta una partita da giocare, l'inerzia è a favore dei ragazzi di Mister Gonzato, lo sa Garofalo che si gira, Garofalo ancora una volta la risposta del numero 20 dello Yes Work, ma non è finita con Garofalo che va da Sherwood, da questi Ezechiel Morello, il pocio si appoggia ancora una volta a Garofalo che raduella, poi trova una trama di gioco interessante sempre per Ayman CR7, dunque Mariotto, da questi Ezechiel Morello la suola bella all'indietro per Mariotto, il sinistro ancora Bullo e poi allontana Perini, attenzione che può ripartire dalla parte opposta, penso che va di nuovo da Perini, la mette al centro, devia prima Morello e poi Mariotto allontana i pericoli e riparte Garofalo dalla parte opposta che fa fuori in mezza difesa, ancora Garofalo, poi si allunga troppo il pallone, partita bellissima in questo frangente, penso gioca la sfera all'indietro direzione Regnier che va sempre dal 13, buona la trama di gioco con Penso, ancora per Marchesan che poi viene messo giù da Raffaele Garofalo, una circostanza più che fallosa per il direttore di gara che estrae il primo cartellino giallo di questo match ai danni di Raffaele Garofalo. Ed ora attenzione perché il punto di battuta è interessante, troviamo Marchesan che va dal capitano, il suo sinistro si infrange su Morello che poi non trova più la sfera, la ritrova Riccardo Marangon ma la ritrova anche Pasello che fa ripartire i suoi, si porta in avanti, poi va da Sherwood, la sterzata proprio sul 14, il destro si infrange su Perini. Penso invece può ripartire dalla parte opposta, cerca ancora una volta l'imbucata che non arriva, Garofalo in mezzo a due fa un egregio lavoro e fa ripartire i suoi, Sherwood scorta l'uscita del pallone, rimessa in gioco per lo Yes Work.
Ancora Perini, lancio lunghissimo. Penso cerca di lavorare questo pallone per Marangon. Esce Pasello sicuro e sventa la minaccia. Ora anche qualcosa da ridire per il portiere con la 1 del Rovigo, che di certo non ha gradito l'intervento del 14 avversario. Ezechiel Morello, le classiche finte con la sola, poi cerca lo spazio per il tiro. Bullo para in due tempi e fa ripartire dalla parte opposta Penso. Sherrud, ripiegamento difensivo eccelso per il numero 7 del Rovigo. Mariotto va da Ezechiel Morello, il pocio che ora ha tempo e spazio per gestire la sfera, ma la sua conduzione è un cercaside. Cerca di trovarle con Sherrud che va dentro da Garofalo. Marangon poi allontana Penso. Mariotto si riprende la sfera. Mariotto ancora una volta Bullo, ma rimane giù il numero 16 dello Yes, perché in maniera sportiva depone la sfera fuori. Ezechiel Morello, il pocio. Ancora Marangoni, il capitano, l'imbucata a cercare Sambo. Sambo contro Pise. Pise gli sbarra la porta in faccia, poi Sambo due volte fuori. Ad un passo dalla rete anche il capocannoniere del campionato. Intanto rientra Fabio Di Mauro al posto di Raffaele Garofalo a dare manforte alla squadra in un momento dove il Rovigo sta attaccando. Altra imbucata sbagliata da parte di Ezechiel Morello. Andrea Marangoni imbuca Sambo. Sambo vis-à-vis con Pise ancora una volta. Gli sbarra la porta in faccia l'uno del Rovigo, che sta facendo un campionato assurdo, oltre che una partita stupenda l'ennesima. Ma attenzione, ancora un'ingenuità là davanti. Sambo ne approfitta, fa fuori Morello. Sambo esterno della rete, adesso sta giocando col fuoco il Rovigo, che deve stare attento perché prima o poi potrebbe scottarsi. Ancora Ezechiel Morello, la sua la vada Fabio Di Mauro, che stoppa, allarga il gioco. Sherrud, Morello ha toccato Bullo ma non abbastanza, anzi in questo caso forse la deviazione del numero 20 è propedeutica all'inserimento di Ezechiel Morello, il pocio, che trova la sua quarta gioia in questo campionato e ora agguanta gli avversari. Ezechiel Morello che riporta il Rovigo sul livello del mare. Rivediamo qui, bellissima la trama di gioco, bello anche lo stop col destro per il passaggio col sinistro di Fabio. Sherrud tira, devia a Bullo, non basta. Ezechiel Morello ad un passo fa 2-2 ed ora è una partita bellissima perché manca ancora tantissimo da giocare. Il Rovigo vuole vincere, prova a farlo con Sherrud, para a Bullo una volta, poi due anche su Fabio, allontana Sambo, è alle corde lo Yesworth Valley, sembra un pugile che all'angolo e deve reagire. Seguiamo ancora Morello che va da Fabio Di Mauro, da questi a Sherrud che cerca ancora una volta una soluzione. Trova una bella trama di gioco per Ezechiel Morello che punta a secco l'avversario. Ezechiel Morello, il tiro deviato, sarà calcio d'angolo, deviazione del capitano Marangon. Poi Sherrud va all'indietro troppo, ma arriva ugualmente Fabio Di Mauro che tiene vivo il pallone. Buona la verticale per Sherrud, riguarda la sfera. Il 9 non lo serve alla perfezione. Eiman CR7, Bullo lunghissimo. Sambo buca l'intervento, Morello e poi Sambo. Che parata ancora una volta di Pasello, candidato al ruolo di MVP. Rivediamo il movimento perfetto, non appena prende palla Bullo si muove Sambo, poi calcia con la coscia sinistra in collaborazione con il gomito, l'avambraccio, qualsivoglia, riesce a impedire l'accesso del pallone in porta e si rimane sul 2-2 quando è passato un quarto d'ora, ma ne mancano altri 15. Seguiamo il destro di Sambo, il palo e poi l'altro Sambo fuori. Incredibile quello che è successo, ma attenzione, riparte il Rovigo, lo fa malissimo, riconquista Alessandro Sambo che può ripartire. Fabio Di Mauro generoso in fase difensiva, poi Sherrud, non si capisce nulla, poi Zennaro messo giù, Mariotto che si porta a casa un calcio di punizione fondamentale e fa rifiatare i suoi. Rivediamo il destro da parte di Alessandro Sambo, poi Marco sfortunatissimo sotto misura, non riesce a insaccare la palla valevole il 3-2, una maledizione per entrambi i capocannonieri quest'oggi, almeno fino ad ora. Ma seguiamo Ezechiel Morello che va da Fabio Di Mauro, dentro Sherrud, il destro deviato sempre da Riccardo Marangon, sarà calcio d'angolo. Reinier va da Marco Sambo che cerca ora una soluzione in profondità, allora alza il pallone sempre per il 10 che vuole tornare dal 7. Mariotto scorta Pasello che non esce, attenzione Sambo! Arriva a sorpresa il nuovo vantaggio dello Yesworth Valley nel momento migliore del Rovigo, è 3-2 grazie al centro, il 21esimo in questa stagione da parte del capocannoniere del campionato di Serie D di Futsal. Non aveva di certo bisogno di regali Marco Sambo, che era stato sfortunato poco fa, in questo caso invece è stato fortunatissimo, perché l'impressione è che questo gol se lo sia fatto più Rovigo che invece l'abbia fatto il numero 7 dello Yesworth. Ma si riparte sul 3-2, l'inerzia era buonissima, ma ora questo è un gol che psicologicamente può far male per il Rovigo. Vediamo come reagiranno i ragazzi di Mister Gonzato, sempre con Ezechiel Morello, il pocio porta la palla con la sola, va sull'esterno il pocio, fa fuori un avversario di fisico, fa fuori Reinier, poi decide di calciare in porta con Fabio tutto solo al centro che ha qualcosa da recriminare, ma è ancora il pocio che va da Mariotto che pensa e prova la conclusione. Bullo gli dice di no, Reinier allontana le castagne dal fuoco. Ancora Ezechiel Morello, Mariotto tira, devia Garofalo, attenzione Garofalo! A sorpresa! Il decimo centro in campionato di Raffaele Garofalo arriva così! Un gol fortunoso! Non diciamo il termine più appropriato per definire la marcatura di Raffaele Garofalo, di sicuro un gol importantissimo, il più importante forse della sua stagione.
devia col fondoschiena. Bullo tocca ma non basta, viene bucato così ed è di nuovo 3-3. E ora è un Rovigo che ci deve credere sempre di più. Morello va da Garofalo, malinteso, Fabio difende la palla di fisico, Fabio calcia, palo ancora, il quarto della sua partita, adesso una maledizione. Circonda il Folletto con la 9, rivediamo quello che è accaduto, ottima la protezione su Alessandro Sambo, poi il suo sinistro sotto le gambe del difensore, l'unico spazio disponibile e per poco non trafigge il numero 20 dello Yes Work. Ma adesso non c'è tempo per piangere sul latte versato, seguiamo Reynier che va da Sambo, le finte di direzione sul lato, Marco Sambo fino in fondo, Marquesan per un pelo non si avventa in direzione secondo palo, ma adesso siamo a un altro Sambo, Alessandro che sbaglia la verticale, capisce tutto Fabio, la serpentina sull'11, poi la Veronica sul 10, giocata pazzesca di Fabio Di Mauro che si porta a casa un calcio di punizione importante, ma niente cartellino giallo, semplice fallo appunto. Rivediamo quello che è accaduto, prima la finta su Alessandro Sambo, poi su Reynier. Ed ora, questo è un fallo che spezza anche un po' la partita, fa rifiatare e aggiunge comunque sanzioni. Questa dovrebbe essere la quarta se non vado errato, ma seguiamo Garofalo, ottimo lavoro Garofalo! Fabio ancora una volta al centro che voleva il pallone, non è stato accontentato. Ed intanto il fallo prima su Fabio era il quinto, quindi prossima irregolarità sarà tiro libero. Ma seguiamo Ezequiel Morello e Garofalo che si allacciano con Reynier, tutto regolare secondo il direttore di gara. Racimola la sfera Bullo che fa ripartire Alessandro Sambo, Sambo fino in fondo, Pise! Spettacolare! Un riflesso incredibile ancora una volta da parte del numero uno che ci mette una pezza. Rivediamo qui che risposta con entrambe le manone, l'esultanza anche di tutta la panchina, di Branca, di Maina, a incitare il numero uno che ancora una volta non si sta smentendo. Ezequiel Morello riparte, Fabio Di Mauro raccoglie, restituisce al mittente, poi il 14 cerca ancora Fabio, Alessandro Sambo, buona la sua chiusura, Loato va da Fabio Di Mauro, Sambo lo aggredisce, perde la sfera per un attimo, poi la riconquista, poi il gran numero di Fabio che allarga il gioco per Ezequiel Morello che cerca l'imbucata, Reynier si mola sul passaggio di Ezequiel Morello, sempre il Pocio da fallo laterale, mette al centro, tocca Reynier e arriva il gol del Pocio Morello, o meglio l'autorete di Reynier, ma c'è lo zampino del numero 14, metteranno in manifesti in tutta Chioggia con scritto Wanted, perché la cosa che ha fatto questo signore qui è una mascalzone che solo un giocatore veneto argentino poteva fare. Rivediamo dal replay, voleva il tocco di Reynier, la messa a zona secondo palo, davvero giocatore di futsal. Non ci arriva Garofalo, ci arriva l'altro 10. Ora è più uno per la prima volta il Rovigo in vantaggio, ma seguiamo Mariotto, la sponda per Fabio che può andare, Fabio contro Bullo e la para ancora una volta il numero 20 che poi fa ripartire i suoi, fortunatamente non bene, ma rivediamo quello che è accaduto in precedenza. Bella la sponda dell'8 per il 9, ha cercato lo spazio sotto le gambe Fabio Di Mauro, non lo ha ottenuto, ma ora torniamo in campo perché c'è un più uno da preservare con un Yes Work assatanato che ha introdotto anche il portiere di movimento. Seguiamo sempre il 10 che va dal 14 che torna da Reynier, da questi a Perini, il nuovo portiere di movimento. Ancora il possesso statico, si chiude bene il loro Vigo e ora Fabio devia la trama di gioco e sporca un pallone. Alessandro Sambo da calcio d'angolo va direttamente dal capitano che sbaglia il passaggio, capisce tutto, Ayrton Mariotto e forse la chiude lui a un minuto dallo scadere del match. Ayrton Mariotto col suo secondo centro in questa stagione, l'abbraccio di tutta la squadra e ora il Palasport di Villadose sembra il Maradona, il cuore dell'otto. Andiamo a rivedere quello che è accaduto dal replay con lo Yes Work che si è giocato il tutto per tutto introducendo il portiere di movimento, poi ingenuità clamorosa di Riccardo Marangona, Ayrton Mariotto lì a due passi, non può fare null'altro se non il più due per i suoi e oltre al più due porterebbe a più uno il loro Rovigo in classifica sullo Yes Work. Esce Fabio Di Mauro, entra Lino Loato per dare un po' più di solidità difensiva quando manca un minuto di gioco allo scadere del match. Il direttore di gara ha sancito un minuto extra bonus per riaprire le speranze dello Yes Work con Sambo che punta Lino Loato dentro per il fratello che si divora la rete del potenziale meno uno, anche Ezequiel Morello il Pocio mani nei capelli perché non se ne capacita di questo errore. Intanto Mariotto dentro, Sherrud si salva, Perini che diventa portiere aggiunto e fa un salvataggio assurdo, ma siamo con i man Sherrud, partita ormai finita, fa fuori un avversario, ne fa fuori due, Sherrud vuole fare fuori anche il portiere, ce la fa Sherrud, CR7 al 31esimo chiude definitivamente i giochi, porta più 3, azzittisce tutti, spegne le polemiche che ci sono state attorno a lui mentre i compagni di squadra lo circondano affine che si metta la maglia e non si faccia ammonire dal direttore di gara perché ha già preso 4 gialli, questo sarebbe il quinto, di conseguenza rischio di fida dalla prossima. Ma rivediamo la giocata spettacolare di Eman
Schenkerud, forse tocca anche il numero 20 Bullo, ma non abbastanza. Una giocata strepitosa, ormai è partita finita, questo è vero, ma dalla bellezza incommiabile. Intanto il direttore di gara fischia tre volte, dice che non c'è più tempo. Il Rovigo porta a casa game, set e partita al Palasport di Villadose, espugnando per serie 3 lo Yeswork Valley, l'esultanza di tutti i ragazzi. Il Palasport di Villadose diventa ancora una volta il Maradona grazie al pubblico che è venuto quest'oggi a sostenere i ragazzi. Rivediamo anche il gesto di fair play tra le due squadre, bellissima comunque la sportività che c'è stata in campo, così come l'agonismo. Ora andiamo a sentire le interviste finali, perché avremo un ricchissimo post partita con Fabio che si complimenta con Marco Sambo. Come si ritratano i campioni? Comunque la matita di John Wick ce l'abbiamo noi, e io ne ho uccisi due con una matita. Salutate la capolista! E allora eccoci nel post partita con quello che io definirei l'MVP di quest'oggi. Ce ne sono stati tanti: Sherrod, Fabio, anche lo stesso Mariotto. Gran partita a livello collettivo, però oggi quell'esperienza di Edze, soprattutto sul gol che poi vi ha portato in vantaggio, quella deviazione, il tiro cross sul secondo palo a volere il tocco del giocatore avversario. Ci sei riuscito, quella malizia da giocatore di un'altra categoria, lo possiamo dire tranquillamente. Ma come l'ha vista Ezechiel Morello, il Pocio, dopo il primo tempo, come pensavi sarebbe andata? Allora, sinceramente, tutta la settimana eravamo molto carichi, molta voglia di vincere, sul 2-0 tanta paura, però non abbiamo mai mollato, abbiamo giocato tutti bene secondo me. Forse nel primo tempo verso la fine sotto 2-0 abbiamo avuto troppa frenesia nell'andare a segnare costantemente, però nel secondo tempo fortunatamente non abbiamo perso la testa nessuno e siamo andati a prendere questa partita e a vincerla, che era l'85% secondo me del campionato, quindi potremmo essere su una buonissima strada. Prossima settimana arriva un'altra delle tue ex squadre, il Pernumia, un altro scontro diretto, però c'è da dire che questo sicuramente era il più difficile. Questo era il più difficile, però diciamo che noi andiamo in difficoltà sul campo grande sicuramente un po' di più che sui campi piccoli. Loro sono bravi, secondo me, giovani, corrono molto e sarà dura anche quella prossima. Anche perché col Pernumia siamo fuori casa, in trasferta. E quanto fa, secondo il Pocio, avere un pubblico così caloroso? Quanto è bello? Anche un applauso a tutti i tifosi che sono venuti a sostenerci quest'oggi. Diciamo che non ci ha mai mollato sto pubblico dall'inizio del campionato. È stato per una serie di una cosa molto bella per tutti, dirigenza soprattutto, che si è impegnata moltissimo a creare questa squadra. Il pubblico fa la sua parte comunque in questa categoria. C'è un Fabio in veste di rimorchiatore con la figlia del mister, tra l'altro. No, davvero? Sì. Pocio, insegnagli qualcosa in argentino. Dici qualcosa in argentino. Ehi, Fabio, mira che la hija dell'entrenador, tené cuidado. Tené cuidado perché l'entrenador te caga a pedo. Sarebbe? Di stare attento perché l'allenatore ti prende a scarpata nel culo. Però dai, è un buon partito Fabio Di Mauro, lo possiamo dire. Devi spiegare l'ultimo gol, però. Vieni qui, Cher, spiegaci al volo l'ultimo gol. Non ti ho nominato MVP solo perché l'ho fatto la scorsa settimana, ma un gol assurdo e una partita incredibile per Ayman Sherrod. Ah, l'ultimo gol, non so neanche come sia venuto, me lo sono sentito e ho iniziato a scartare. Ti è partito il Messi che c'è in te. Esatto, mi è partito. Prima di passare al campo, vogliamo parlarvi di un'iniziativa che ha lanciato il Rovigo. Chiunque volesse provare a giocare a calcio a 5, anche con Fabio, annata 2003-2007, il Rovigo vi può vedere. Quindi venite a fare un salto al Palasport di Villadose, contattate i numeri che vedete sul volantino che vi stiamo mostrando ora, potete anche rivolgervi alla pagina Instagram del Rovigo, Rovigo Calcio a 5, e poi potrete venire qui a giocare con Fabio, quindi è un'opportunità anche da non perdere. Ci saremo noi, ma ci vuole dire qualcosa in più Simone Rossini? Calcio a 5 a Rovigo è un po' scarico in questo momento come movimento, noi stiamo cercando di portare gente in questo momento al palazzetto, prima squadra, seconda squadra, ma anche i giovani che sono fondamentali per il futuro di qualsiasi movimento sportivo. Questo è un po' il riassunto della nostra iniziativa. E adesso invece parliamo della partita. Allora, come l'avete vissuta? Devo dire la partita più emozionante di inizio stagione, lo sapevamo, era uno scontro diretto, uno scontro da non perdere, e il Rovigo non si è smentito nonostante un primo tempo in cui al netto delle occasioni ha creato tanto ma non è riuscito a capitalizzare al meglio. Partiamo con Simone Rossini. Ma allora, 2-0 fine primo tempo, dove nonostante avessimo creato tantissime occasioni da gol, questo è un po' dispiace perché spesso e volentieri la palla non entra e poi psicologicamente sembra tutto più difficile. Secondo tempo è entrata anche la palla e complessivamente secondo me abbiamo meritato di vincere, abbiamo fatto di più. Bravi ragazzi, anche noi l'abbiamo vissuta come se fossimo in campo, contenti, veramente, come se fossimo andati a Luna Park in questo momento, stessa felicità. Mattia Scolazzi, quanto hai sudato quest'oggi? Una partita bellissima. Allora, una partita come se ne vedono poche in queste categorie, individualità eccezionali sia da un lato che dall'altro. Mi accordo alle parole di Simone dicendo anche che oggi si è visto finalmente un gruppo in cui tutti hanno
incitato i compagni, tutti hanno messo il collettivo e il risultato davanti alle proprie individualità e il risultato rispecchia questa unità di intenti, ecco. Allora adesso andiamo a sentire anche il dirigente, accompagnatore, nonché addetto stampa, Daniel Corrain. Qual è stata la tua impressione sulla partita? E dici anche un po' cosa ne pensi in generale su tutto quello che c'è da dire. Guarda, mi viene da dire che prima cosa che sono orgoglioso di questi ragazzi, soprattutto perché dal punto di vista mentale affrontare una partita così, le prime classifiche, una partita sentita alla fine, avere un banco di prova importante, hanno veramente a livello psicologico, oltre che sul campo, di testa, sempre avuto fiducia in se stessi, giocato da squadra, non hanno mai mollato un attimo e questo veramente è un surplus per questi ragazzi e motivo d'orgoglio anche per noi, insomma, che ce lo meritiamo tutto sommato. Sì, comunque è un bellissimo gruppo e oggi possiamo dirlo, il Rovigo si è candidato in maniera importante a non diciamo cosa. Era uno scontro al vertice, quindi non possiamo nasconderci, d'altra parte però vale 3 punti la partita, quindi ce ne sono delle altre. L'importante secondo me è dire festeggio oggi, festeggio domani, poi basta, ripartiamo per la prossima partita, anche perché è comunque complicata, un passo alla volta. Gli altri stanno dietro, sì, ma dobbiamo tenerli sempre dietro, ecco, fino all'aprile. Diciamo che questo non deve essere un punto di arrivo, è un punto di partenza. Non sedersi sugli allori, ma continuare con questa mentalità, con questa voglia, seguendo il mister, il secondo allenatore, e il nostro affetto, la nostra vicinanza ci sarà sempre. Ci candidiamo, come avevo già detto antecedentemente, al ruolo di protagonisti. Lui non si nasconde. Per chi aspettava questi scontri diretti per vederci cadere, rappresenta il fatto che noi puntiamo a quelle posizioni lì. Eccoci dunque nel post partita anche con Fabio, abbiamo sentito tutti, adesso sentiamo anche te. Devo dire che secondo me da fuori una delle tue migliori partite, ci hai messo l'anima, hai giocato tutti i 30 minuti, quando sei rientrato anche bene. Volevi fare 5 pali consecutivi. Sicuramente la partita di oggi era importantissima in vista della vittoria del campionato. Ce ne sono comunque un altro paio di partite difficili e poi c'è comunque ancora il ritorno, quindi non è mai detto, però sicuramente la partita di oggi era fondamentale. Tra l'altro prossima settimana arriva il Pernumia, un'altra formazione candidata al titolo, terza in classifica, però hanno perso 4-2 contro lo Yes Work Valley. Secondo te dal campo la squadra più forte? Secondo me abbiamo avuto noi il pallino del gioco, però loro sono stati molto bravi e molto cinici a sfruttare le occasioni quando sono capitate. E in seguito al 2-0 del primo tempo come l'hai vissuta psicologicamente parlando? Pensavi poteste ribaltarla? C'è la fiducia nel gruppo o all'interno dello spogliatoio era un po' così e così? Allora, sicuramente non era messa bene la partita, anche io ero abbastanza preoccupato. Diciamo che in quel momento sotto di 2-0 ci avrei messo la firma per il pareggio. Dopo, quando stiamo pareggiando 2-2, ma anche quando siamo andati sotto 3-2, là li ho visti molto in difficoltà gli avversari e ero quasi convinto di vincerla. Sono stati bravi loro, in parte fortunati e in parte anche bravi comunque in fase difensiva, bravo il portiere, bravi a ripartire. Peccato però per il gol, oggi niente gol e niente assist, non è mai successo in questo campionato, però come dicevo prima secondo me una delle tue migliori prestazioni a livello personale, a livello caratteriale. E te cosa ne pensi? Sì, sicuramente sono più stimolato quando le partite sono di questo tipo e c'è bisogno di impegnarsi per portarle a casa. Ovviamente non è stato solo merito mio, anzi MVP forse Cher, Eze, comunque Mariotto, quindi ovviamente abbiamo fatto un gran lavoro collettivo, sicuramente siamo migliorati da questo punto di vista rispetto all'inizio del campionato. Complimenti a tutta la squadra. Curiosità mia, cosa ti ha detto Sambo a fine partita? Anche lui mi ha preso un po' in giro su quanti pali ho preso. Ha fatto bene, è davvero gran giocatore. Comunque sì, oggi è stato abbastanza sfortunato, tanti pali pure nel secondo tempo quando volevo far turno al portiere si è incastrata proprio in mezzo alle gambe. Per fortuna abbiamo vinto, altrimenti avrei rosicato ancora di più per le occasioni non andate bene. Di fianco a me mentre riprendevo c'erano dei ragazzi che hanno detto: oh, Fabio Di Mauro non prende così tanti pali nemmeno in discoteca, confermi? Vabbè sì, è possibile prendere così tanti pali in generale. E allora ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!